parte giusta, quella della democrazia e della libertà, così come fecero le donne e gli uomini della Resistenza, combattendo ovunque la barbarie del nazismo e del fascismo. Il tempo che oggi viviamo ci ha insegnato che le libertà costituzionali con le quali siamo abituati a convivere non devono mai essere date per assunte scontate. Si tratta di valori che dobbiamo difendere ogni giorno, custodire e trasmettere alle nuove generazioni coinvolgendo il mondo della scuola. Più tardi alla celebrazione presso la Villa Comunale parteciperanno delegazioni di studenti che proprio grazie ai loro insegnanti hanno riscoperto la storia dei nostri partigiani, tra i quali ricordiamo ancora oggi, anche alla presenza dei suoi discendenti, la figura di Mario Capuani, un medico, ma ancora prima un uomo che ha sacrificato la sua vita per difendere la sua terra e i suoi compagni, per affermare i valori della libertà e della liberazione in occasione della memorabile battaglia di Bosco Martese. Un uomo che insieme a tutti i partigiani abbiamo il dovere di far conoscere più giovani, mantenendone sempre viva la memoria. A loro, alle bimbe e bimbi, alle ragazze e ragazzi, va trasferito con l'insegnamento, con gli atteggiamenti e i comportamenti, a sentirsi ogni giorno partigiani degli ultimi, di chi è solo, di chi è malato, di chi è in difficoltà e di chi è più debole, consegnando loro un futuro che non conosca l'indifferenza. Questo anniversario della liberazione, ancora una volta così particolare, deve perciò farci ricordare non solo come da essa siano originate le libertà basilari, ma come essa possa offrirci una chiave di lettura del futuro e guidarci verso una rinascita che non lasci nessuno indietro. La Resistenza fu una straordinaria e fondamentale pagina della nostra storia, una pagina che riviviamo anche attraverso i luoghi della città in cui le celebrazioni si dipanano, evidentemente non casuali. Prima di giungere qui abbiamo compiuto un consueto atto rituale dinanzi al monumento che omaggia i partigiani in prossimità di Porta Reale, opera di notevole forza comunicativa e impatto emotivo. Ora siamo in prospicienza del monumento ai caduti delle guerre, con le sue figure stilizzate, colte nell'attimo del sacrificio estremo, opera a sua volta di profondo senso evocativo. Da molti anni entrambi i monumenti testimoniano con la forza dei loro significati l'identità della nostra città e presidiano la nostra sensibilità, che mai muta nella sostanza e nelle prospettive. Una sensibilità che ci vuole tenaci ma pacifici, determinati ma leali, coinvolti senza pregiudiziali ostilità. Due siti della città che si pongono con la loro incredibile attualità, uniti da un medesimo messaggio da cui traspare ciò che non esito a definire la meglio gioventù, prendendo in prestito da un film che molti amano, quella che ha combattuto e perfino morta per un ideale di pace, libertà e giustizia. Oggi siamo qui per affermare la vitalità attuale e duratura della Resistenza e della Liberazione, nel loro costante procedere verso la libertà e la giustizia sociale, binomio inscindibile. Riportiamo il nostro pensiero a tali valori quando, con la generosità che ci contraddistingue, accogliamo i rifugiati dell'Ucraina e da ogni territorio di guerra, ma pensiamo a ciò anche quando condanniamo la guerra in ogni sua forma, in ogni sua manifestazione, perché la guerra è tutt'altro che libertà, è tutt'altro che giustizia, è tutt'altro che vittoria dell'uomo. Questo ci ha insegnato e ci insegna il 25 aprile e non ci stancheremo mai di ricordarlo. Viva la Resistenza, viva la Liberazione, viva la Costituzione, viva la pace, ovunque e senza confini, la ragione, il senso profondo della liberazione stessa e dell'umanità intera.